Meglio. Una bella partecipazione questa sera al presidio democratico che abbiamo convocato, perché la misura è colma, perché sentiamo l'esigenza di ribadire alcuni principi fondamentali: l'indipendenza del servizio pubblico, della pubblica informazione, il diritto ad una corretta informazione che è un diritto di tutte le cittadine e i cittadini, e anche la libertà di stampa. Ora, abbiamo visto troppo spesso questo governo infastidito da domande che ritengono scomode, da testate che ritengono disallineate o in generale dal giornalismo d'inchiesta. Ecco, noi vogliamo invece tutelare questi principi fondamentali perché ne va della qualità della nostra democrazia. È una discussione che si sta facendo anche in Europa, è stato approvato il Media Freedom Act, anche per questo noi promuoviamo una riforma che renda finalmente indipendente la RAI dall'influenza dei partiti e della politica. Bisogna fare un lavoro, sappiamo che non ogni male nasce con questo governo, ma devo dire che il governo appena arrivato ha dimostrato un atteggiamento proprietario con occupazione militare, senza alcuna gestione, diciamo, con criteri di interesse aziendale. Quello che stiamo vedendo è la professionalità dei giornalisti della RAI svilita a essere strumento di propaganda del governo. Invece la RAI non è di una parte, è di tutte le cittadine e i cittadini, e questo deve tornare ad essere. C'è stato un sit-in qui prima, lo sa, vi accusano sostanzialmente di pluralismo a giorni alterni, ovvero quando il PD era al governo non aveva queste preoccupazioni. Anzitutto siamo qui per difendere la libertà di stampa e per difendere il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti, quindi non ci vediamo nulla di male che ci siano altre iniziative. Non hanno bisogno di dirlo a me, lo dico io in premessa, l'ho detto io anche prima. È vero che le forze politiche che sono state al governo in questi anni su questo hanno perso l'occasione di fare una riforma che rendesse già indipendente il servizio pubblico. Ci sono modelli anche interessanti a cui guardare da questo punto di vista, che sicuramente hanno migliorato anche l'efficienza, la qualità della pubblica informazione. C'è però un fatto: oggi il Partito Democratico assume questo impegno, non lo assume da oggi che convoca il presidio, perché lo diciamo da quando abbiamo visto i primi segnali che la RAI diventasse telemeloni. Quindi con grande coerenza, almeno appunto da quando io sono segretaria del PD, ho sempre detto la stessa cosa su questo e nessuno mi può dire il contrario.